Salve a tutti ragazzi e bentornati subito sul server 2. Siamo sulla NoioCraft. Effettivamente io avrei bisogno di mangiare qualcosa, quindi mi porto qualche bistecchina giusto per... Allora, intanto io faccio spawnare qualche... che bello! Aia. Ho fatto... dai, pollo di merda. Uno solo. Su 7 uno ne è uscito. Di che? Di pollo. Adesso provo anch'io. Quante uova hai buttate? 7 mi sembra. Oh, io ne butto 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niente, sai nulla. Com'è? Perché questi non mangiano? Le pecore non si mangiano il grano? Ma mi sa di sì, le pecore sì. Ah vabbè, non mi sono usciti i cuoricini, ma hanno copulato, sai. Davvero? Servirebbe un po' di grano per le galline, così copulano anche loro. Che vuol dire che copulano senza cuoricini? Sesso senza amore? Probabilmente sì, sai. Io ho 11 uova. Allora, ho i semini, adesso facciamo accoppiare le cose. Comunque, bentornati nella NoioCraft. Ogni tanto ci perdiamo, non parliamo con... ormai siamo diventati dei fattori. Oggi sì. Si va in dungeon, però. Oggi andiamo in dungeon, andiamo a fare un'avventurona. Niente, si accoppiano senza amore. Capito? Ma tanto di guadagnato, voglio dire. Buono per noi che non ci sono problemi di gelosia, cose del genere, cioè tutta una coppia aperta. Non mi fanno più i cuoricini, ragazzi, non si accoppiano con amore questi. Hai sentito di quei due ragazzi che sono andati a sciare e a un certo punto la funivia si è staccata e loro praticamente sono finiti su una segheria. Una segheria. Su una segheria si sono maciullati, sai, spaccati in due? Poi hanno scoperto che era una coppia aperta. Io che ti sto pure a ascoltare, cioè già mi sembrava una cosa fuori, vabbè, sentiamo, magari non sta dicendo la solita cagata. Invece no, le cagate tu le dici, quindi che cazzo ci penso. Andiamo nel dungeon. Dungeon, quindi ci devo portare le armi, credo. Ci portiamo le armi, fai un paio di spade di quelle violente. Le arme. Me le fai tu la spada? Allora, vuoi un paio di spade di legno? Ho appena fatto un arco mettendo due archi uno sull'altro. Sì, faccio la stessa cosa con la pala perché si era rotta. Va bene ragazzi, si parte. Mi Madonna, sento fortunato, ragazzi. Possiamo andare qui sotto dove avevamo iniziato l'avventura precedente e continuare ad osservare, visto che adesso possiamo. Guarda il creeper dove sta. Abbiamo fatto involontariamente una trappola. Forse avremmo dovuto portare con noi una bussola. Ce l'ho la bussola. Ce l'hai, perfetto, sì. Così sappiamo come tornare a casa. Eccola, qui dovrebbe essere l'entrata. E qui l'altra volta era molto molto buio, ragazzi, quindi non vedevamo una ceppa di minchia quella che facevamo. Riusciremo secondo te a trovare qualcosa? Io ho già trovato una sala sotterranea. Ah sì? Dove siamo già stati però. Ahia. Credo che siamo già stati qua dentro. Ah, c'è un amico. Vieni qua, muori. Oh, qui sotto c'è altro, vediamo. Non so se ci siamo stati noi. C'è la lava. No, c'è la lava, ok, non ci siamo. Oh, aspetta. Dobbiamo scendere lì sotto. Mi trovi d'accordo. Guarda quanto oro che ti ho trovato. Ma non ci facciamo niente con l'oro. L'oro è un metallo prezioso, io voglio l'armatura d'oro. Ma non è brutta l'armatura d'oro perché non ti dà protezione, non ti dà niente. Però ti fa swag, sì o no? Sei idiota. Cazzo. Dov'è? Fede, ma dove vai? M'hai spinto giù, m'hai picchiato. Ma se stavo scavando in questa direzione. Ti sei compenetrato con me e m'hai ammazzato. Animale, c'ho tutta la roba di diamante. Avevi tutta la roba di diamante. Cazzo. Vieni qua che t'aspetto giù. Ma che con cosa vengo? Con un paio di forbici e sì, la speranza. Sta piena di roba lì, dai. Hai una bella spada. Mi hai dato un colpo tu. Ti sei compenetrato con me e hai colpito il muro, quindi hai colpito me. Ma probabilmente perché il mio personaggio quando tira la prima picconata la tira proprio dal basso verso l'alto, quindi da dietro la schiena. Te l'ha tirata in faccia. Che troia, porca. E ragazzi, invece... io sono depressissimo. C'avevo tutta quella bella roba. Guarda, adesso ti faccio tornare il sorriso. Metto una torcia qui perché adesso vado. Trova diamante, animale, trova diamante. Ho trovato del ferro, ma non mi serve il ferro. Ma non è che te era cascato qualche cosa addosso tipo ghiaia? No, ma hai colpito tu. Cioè ti sei compenetrato con me, io ho per un attimo ho detto questa cosa. Lo vedrai, sei stato tu, non è che è stato qualcos'altro. Dai, ti aspetto qui sotto.
Vabbè, intanto esplora, sennò perdiamo tempo. Ma dopo mi ritrovi tu a me? Ma penso che io vorrei aspettare che intanto, la lava... Intanto, guarda, ho capito che il rischio più grosso sei tu. Se sto senza di te... Ma non è vero, male. Non mi fa ridere che mi fa male qui vicino al cuoricino. Perché ti ho fatto del male, non volevo. Non mi hai fatto del male, mi hai buttato nella lava. Ragazzi, avevo una spada di diamante, due picconi di diamanti, di cui uno era tuo, tra l'altro. Devi stare molto attento perché la lava ha cominciato a uscire da un certo punto e io l'ho bloccata con dei blocchi, quindi se rompi quei blocchi... No, sto bloccando altra lava. Non ci vedo più, dove sei? Ti vedo, fermo! Allora, fermo vuol dire non muoverti. Mi parte il dito... Ho sentito un rumore, l'hai sentito anche tu? Una musica è partita. Tipo te. Ma è grandissimo questo posto. Sto avanzando ma molto lentamente perché c'è l'acqua. Ho chiuso i rubinetti. Allora, di là c'è uno scheletro. Non so se è l'inizio di qualche cosa. Qui c'è della redstone. Diamanti! Aspetta che sto arrivando. Ti apro un'apertura. Su questo livello. Non ti vedo più però. Aspetta. Ah, ok, eccoti. Eccomi, yeah. Questa è stata la prima operazione di recupero sensata che abbiamo fatto. C'è della lava qui. Costeggiamo, porca troia. Non è che non mi fidi della lava, che non mi fido della lava. Fermo. Cos'è sto materiale? È diorite. Da questa parte c'è il nostro amico. Ah, aspetta, fammi strada. Non ti vedo. Su. Ti sentivo sgranocchiare, ma non capivo. Oh, qui c'era uno scheletro una volta. Ma non so che cazzo di fine abbia fatto. C'è dell'oro, così ti puoi fare l'armatura swag, se vuoi. Io vedo se c'è qualcosa qui sotto. C'è un'altra stanza. Però dietro un muro. Attenzione, ci stiamo avvicinando, lo sento che è qualcosa di... Abbiamo la terra sulla nostra testa. C'è tanto di quel ferro qua che veramente... Io direi, cominciamo a prendere un sacco di ferro, così ci facciamo la dependance della casa di ferro. Ma perché? Così provochiamo... Io voglio fare il golem. Forse il modo più intelligente di scavare è scavare allargando, piuttosto che creando passaggi. Madonna! Mi sono caduti dei blocchi addosso, stavo per morire. Aia. Oh, c'è la lapislazzule. Ma qua si ricollega tutto. Vabbè, senti. La lapislazzule. Facciamo una cosa stupida? Dipende da quanto stupida. Buchiamo verso il basso. Se prendi la lava muori. C'è la lava da qualche parte, la sento proprio distintamente. Qui però c'è tutta terra. Che c'entra? Che gli fa schifo la terra? Senti la lava dov'è? Vai tranquillo. Eccola! Non ti muovere! È tutta lava. E tu se andavi giù diretto sai che fine facevi, vero? Vabbè. Diciamo che ho considerato. Ma è la stessa lava che abbiamo qui? Quindi scavando 2-3 blocchi si arriva alla stessa lava? Ho i miei dubbi, sai? Credo che questa sia semplicemente una sacca. Ma sì, scendiamo, camminiamo sotto la lava. Sì, porca ma... di una put... Fermati. Oh, sta uscendo vattene, la lava. Vattene, levati. Porco di qua e ti sposti dal cazzo. Non vedo. Ok. Ma è fanculo, tizio. Aspetta che ti libero. No, apposta, ho fatto io. Ha riempito il nostro posto di lava. Poi, aia, la mammita. Paura sopra. Oh, acqua. C'è dell'acqua. Sono uscito da qualche parte. Giuro che se mi ricollego un'altra volta a quello che abbiamo fatto prima mi incazzo, eh. Però qui sotto c'è. Vedi che c'è della. C'era della lava. No, ancora torce. Vuol dire che siamo riusciti nello stesso punto. Io volevo continuare. Lo so, è abbastanza frustrante non riuscire a muoversi. Senti, allora togliamoci da qui. Ma sai perché? Perché stiamo esplorando in maniera molto disordinata. E soprattutto tutta ma non è vero. Quest'acqua rompe il cazzo. Adesso ti faccio. No, non la chiudere che ci aiuta a risalire. Allora, facciamo risaliamo e usciamo da qui. Come i tonni risaliamo la come barra. Le carpe al fiume. Come i tonni rio mare.
Eccomi, siamo riusciti. Possiamo riandare a trovare un dungeon come si deve, per cortesia. Sali su, continua a salire su che mi trovi. Angulam. Ah! Affanculo. Che è successo? Ma dai! Ma che cazzo è? Tua mamma è una puttana di me. C'era uno scheletro dietro di me, mi sono cagato sotto perché pensavo uno dei tuoi scherzi. Vedi, al lupo al lupo. Piove in acqua. Piove sott'acqua, immagino. Dove caspita sono riuscito? Ah, siamo riusciti proprio al di fuori del fiume. Sono fuori, rispetto a casa. Ragazzi, questa avventura è andata male. Andremo in un altro dungeon nel prossimo episodio. Ma dobbiamo, secondo me, allontanarci molto da casa a questo punto. Ed eravamo molto lontani alla fine. Beh, noi eravamo lontani in basso. Però io andrei ad esplorare il sottosuolo di quell'area della strega. Boh. È stata una magra caccia, ragazzi, ma grazie mille dell'attenzione. Noi speriamo che vi siate, non dico divertiti, ma rilassati, perché questo è soltanto così che va. Yeah.